Allora, per l'aggressione, per questa aggressione è stata fermata un'amica di Lenia e proprio oggi si terrà l'udienza di convalida al fermo. Vediamo intanto questo litigio, sono chiaramente delle immagini, alcune immagini che non possiamo certo mandare in onda, però è stato un litigio feroce dove questa ragazza è stata ad un certo punto ferita alla spalla. Se n'è andata in una fredda notte d'inverno Ilenia Bonavera, la ragazza 26enne di Messina che alcuni giorni fa sarebbe stata colpita con un'arma da taglio da Daniela Nicotra, una sua amica 34enne, ora in carcere con l'accusa di omicidio. Sono circa le 20:30 quando le due amiche, così come raccontato da Daniela, si trovano nel quartiere San Cristoforo di Catania. Improvvisamente tra le due nasce un violento litigio, attimi concitati ripresi da un passante e che noi preferiamo mostrarvi solo in parte. Eccole Lenia, indossa un piumino giallo, attorno a lei molti ragazzi che osservano e riprendono quanto sta accadendo, ma non intervengono. Le due discutono, si strattonano, si colpiscono, poi qualcuno le separa, ma alcuni istanti dopo il drammatico epilogo con il ferimento della giovane. Daniela Nicotra, ascoltata dal magistrato, riferirà di aver preso un coltello che custodiva in auto a seguito di una precedente aggressione e di aver colpito Lenia per legittima difesa. Voleva difendersi, dirà ancora agli investigatori, dall'amica che l'aveva ferita ad un occhio. Un colpo, quello inferta di Lenia, fatale, così come emerso dai primi risultati dell'autopsia. Allora, ringraziamo Meridian News per queste immagini che chiaramente noi abbiamo blerato. Siamo in diretta con la nostra Maria Grazia Sarrocco. Ciao Maria Grazia. Mamma mia, l'abbiamo conosciuta Ilenia, l'abbiamo intervistata, tu l'hai intervistata, è veramente incredibile quello che è accaduto, una disperazione, un dramma nel dramma, non ci potevamo credere. A te. Sì, è proprio così Eleonora, innanzitutto buongiorno. È difficile raccontare questa storia proprio perché abbiamo conosciuto Ilenia, l'abbiamo conosciuta in un momento triste e doloroso della sua vita, però aveva tanta grinta, aveva tanta forza, voleva lottare. Che cosa era accaduto in quell'occasione e che cosa è accaduto adesso? Intanto vorrei mostrare il luogo in cui ci troviamo. Noi siamo a Catania, nel cuore di Catania, nel quartiere San Cristoforo. Ilenia viveva qui, eccolo qui, al primo piano di questa palazzina, vedete in quella porta, questo era il suo balconcino. Fuori ancora alcune cose di Ilenia che rimarranno a lungo tempo lì. Attorno le foto di questa giovane ragazza di 26 anni, una corona, gli striscioni, Ilenia per sempre nei nostri cuori. Noi siamo qui perché tra breve il feretro di Ilenia verrà portato in questa abitazione dove si era trasferita da alcuni mesi e poi il suo ultimo viaggio verso Messina, la sua città natale, dove nel pomeriggio attorno alle 16 verranno celebrati i funerali. Che cosa è accaduto nella notte del 9 dicembre? Ebbene, Ilenia era in strada 100 metri da qui, quindi poco distante da questo luogo in cui ci troviamo ora, ed è nato un diverbio con quella che era considerata una sua amica, un'amica molto, molto vicina a questa giovane Ilenia. Una colluttazione, perché questo? Perché la ragazza, che poi si è presentata spontaneamente in questura, ha riferito di aver detto ad Ilenia di non usare più sostanze stupefacenti, di non bere più, da qui una colluttazione e poi l'epilogo drammatico, quell'epilogo che si è concluso proprio nel cuore della notte con la morte di Ilenia. Dicevamo che naturalmente ci sono ancora dei punti oscuri perché gli investigatori stanno cercando di appurare esattamente il movente di questa tragedia ed ora saranno gli uomini della squadra mobile coordinati dal dottor Marco Basile a far luce su questo aspetto. Ma parlavamo prima di quello che era accaduto nel 2017, l'avevamo incontrata, sì, in ospedale. Brava. Ebbene, in quell'occasione Ilenia era rimasta vittima di un altro grave incidente, di un'altra grave violenza.
Il suo ex ragazzo era entrato in casa, l'aveva cosparsa di benzina e le aveva dato fuoco. Nell'intervista che ci aveva rilasciato, Ilenia difendeva quel suo ragazzo, quel ragazzo di cui era follemente innamorata. Diceva: non è stato lui, l'avrei riconosciuto, non mi avrebbe mai fatto del male. Ebbene, dobbiamo dire che quel ragazzo è stato poi arrestato, perché c'erano delle prove. Era stato visto all'interno di un autogrill prendere della benzina. Quindi è stata considerata una prova molto importante. Ed è stato condannato a 10 anni di reclusione e oggi lui è in carcere, naturalmente. E ancora si trova in carcere. Allora vediamoli quei momenti. Era il 2017. Io i ricordi che ho, praticamente ero andata a ballare con gli amici miei. Ero un pochettino, un po' ubriaca, come si vuol dire. E mi sono sentita bussare alla porta. Ma non era il mio ragazzo, perché lui mi ama e mi amerà da morire, come io amo lui. Tu hai aperto la porta. Nel momento in cui l'hai aperta, che cosa e chi hai visto di fronte a te? Avevo un cappuccio, cioè una calza, però senza che si coprissero i capelli. Era più alto di me, capellone, bello impustato, bello un pochettino, Però non era lui, non era lui. Tu, il tuo ragazzo, penso che lo riconosci tra mille. Mi ha spinto, sono caduta a terra e se n'è andato. Mi ha lasciato anche la porta aperta. Quello che ho fatto è spegnermi tutto il fuoco e spogliarmi piano piano nelle scale. Tutto qua. Chiesto aiuto. E non si è affacciato nessuno. Solo una vecchietta accanto di me. Potevo anche morire. Io so solo che lui è innocente. Te lo giuro, è innocente, non c'entra niente. Cioè, sarei una stupida a difendere qualcuno che mi voleva uccidere. Cioè, io credo che una persona per costituirsi non ha il carbone bagnato, perché se ho il carbone bagnato me ne vado. Sentendo tutte queste voci, dice: è meglio che io vado. Magari gli sembra che scappo. Io non scappo, io sono qua. Allora, Parsi, buongiorno, Maria Rita. Ecco, ci trovavamo davanti, no, ad una ragazza che stava difendendo, nonostante tutto quello che le aveva fatto, da un letto di ospedale difendeva l'ex fidanzato. Fidanzato che si trova in carcere ora, perché è stato condannato a 10 anni, lo abbiamo appena sentito dalla nostra inviata. Ecco, che cosa la portava, no, a difendere nonostante tutto? Ma io credo che questa ragazza non riconosca il nemico, nel senso che ha difeso il ragazzo in maniera incredibile. Tra l'altro le parole sono impressionanti, cioè, come dire, io non difenderei una persona che mi voleva uccidere. E quello era il ragazzo, la persona che l'ha uccisa, che l'ha ferita a morte, era la sua amica. Quindi io credo che bisognerebbe riflettere sul fatto che spesso ci sono persone che si mettono in mano al nemico perché non lo riconoscono, perché hanno un tale bisogno di consenso, di amore, di disponibilità, da non riconoscere chi invece di questo consenso, di questa disponibilità, di questo affetto, altro non fa che distruzione. Quindi è veramente, mi ha colpito questo fatto, come parlava e come si, evidentemente aveva, come dire, si condannava lei, si dava lei la responsabilità di quello che le capitava, non capiva che fuori questa proiezione del suo senso di colpa, della sua paura, poteva produrre aggressioni come quelle che ha prodotto prima del fidanzato, che non voleva lei ammettere, non mi poteva far male, mi voleva troppo bene. Che c'è nella storia di questa ragazza se non un non poter riconoscere qualcuno che invece di volerle bene voleva, per un amore dannoso, distruggerla? Così il ragazzo, così l'amica. Allora, continuiamo ad ascoltare questa intervista fatta a Ilenia dalla nostra Maria Grazia Sarrocco, perché si fosse appena collegata, Maria Grazia Sarrocco è in diretta. Purtroppo Ilenia non ce l'ha fatta dopo un'aggressione. Il 9 dicembre viene aggredita con un coltello alla spalla, credo. Comunque purtroppo Ilenia non ce la fa, perde troppo sangue e non riesce a sopravvivere. Dopo tutto quello che le era già accaduto, cioè era sopravvissuta a qualcosa di terribile, non solo sopravvissuta, ma aveva cercato anche di ritrattare, di difendere questo ragazzo. Mi ricordo bene in questa intervista, ad un certo punto dichiarò: anch'io ero violenta con lui. Sentite.
quanto tempo vi eravate lasciati? Da 1-2 mesi. E la storia è andata avanti per quanto tempo? 3 anni e mezzo. Il vostro era un rapporto burrascoso, Ilenia? Ma un ultimo tempo. Ma non è stato lui. E non sembrate che io sono santa, perché a volte pure io lo graffiavo involontariamente. Pure io ero abbastanza violenta. Non ci siamo lasciati per una cosa nostra. Ci eravamo un pochettino ammussati, come si vuol dire, un pochettino allontanati per la sua famiglia e per la mia famiglia, che non volevano questa relazione, che non ci vedevano, tipo, che stavamo bene. Hai notato qualcosa di strano, qualcuno che ti seguiva? Tutti volevano che ci lasciavamo, ci contattavano con contatti falsi, cioè mettevano tante... Io ero 45 kg in più e quindi sia donne che maschi avevano tanta invidia di me, perché dicevano: guarda che bella questa e quella, tanti invidiosi, tutti mi guardavano male, non so se lo facevano per, non lo so perché lo facevano. Avevo tante nemiche, tante. Ilenia, saresti pronta a proteggere e a difendere il tuo ragazzo? Sì, fino alla morte. Anche legale? Sì, fino alla morte. Ilenia, ma pensi davvero che sia innocente? Che non è sia... stato, lui non è stato, lui... Lui è la qua. Verità uscirà fuori. Lui è qua e resterà sempre qua, a vita. E basta. Che tristezza. Vladimir, adesso non sappiamo, adesso lo chiederemo a Maria Grazia, qual è stato poi il motivo di questa lite che purtroppo l'ha portata alla morte. Fra l'altro vedo che è arrivata anche la polizia. Allora, Vladimir, sono parole che nel 2017, no, quando lei raccontava dal letto di ospedale, risuonavano sicuramente strane per tutti quanti noi. C'è, cioè, una persona che ha cercato di ucciderti, di ammazzarti, tu la difendi. E Ilenia la prima volta è sopravvissuta a un amore malato, perché non si può parlare di un amore sano tra due persone delle quali una tenta di ucciderti e l'altra giustifica il suo carnefice. Ma non è sopravvissuta a un'amicizia malata, perché anche questo caso in cui una amica, e amica una parola grossa, ti accoltella, probabilmente alle spalle, con un coltello da cucina che aveva in macchina, e poi parla di legittima difesa per cercare di difendersi e non dire la verità, cioè che ha voluto uccidere, che è partita da casa con la macchina, con il coltello, è a un incrocio, l'ha voluta proprio uccidere di spalle, quindi di quale legittima difesa parliamo? Con anche, se mi permettete, questa cosa molto macabra e inquietante della gente che invece di soccorrere immediatamente una persona che veniva aggredita, si è preoccupata di tirare fuori il telefonino sono semplicemente a guardarla, per filmare morire, tutto, per filmando. Godere di uno spettacolo macabro, manco fossimo al tempo del Colosseo degli antichi romani. È veramente una storia che ti lascia l'amaro in bocca, perché questa volta Ilenia non ce l'ha fatta. Il movente non credo che sia una lite tra amiche, perché una lite tra amiche non esce fuori un coltello. Io credo che ci sia moventi diversi, non sono un magistrato, ma sicuramente ci saranno moventi legati purtroppo all'ambiente che ha frequentato Ilenia e penso anche la sua amica, soprattutto penso purtroppo legato al mondo della droga. Allora, adesso cerchiamo di capire insieme a Maria Grazia qual è stato il motivo della lite. Chi è questa amica che l'avrebbe accoltellata? Una partita da casa con un coltello, ok? Vedo che è arrivata la polizia, c'è anche un mezzo assembramento alle tue spalle, tanta gente. Sì, sì. Penso che ci siano tanti amici e amiche di Ilenia, credo. Cosa sta succedendo, Maria Grazia? Beh, queste sono le persone che hanno vissuto per un certo periodo di tempo accanto ad Ilenia e sono qui proprio perché vogliono dare un ultimo saluto a questa ragazza che se n'è andata in una fredda notte di inverno. Le vedete, sono tante le persone, tante quelle che hanno voluto esprimere affetto e vicinanza. Per tornare al movente, intanto dobbiamo precisare alcuni punti. Dobbiamo dire che quello che è stato riferito naturalmente da Daniela, da questa ragazza, agli investigatori, nel momento in cui si è presentata spontaneamente in questura.
ha riferito di aver quel coltello in macchina, di aver messo, nascosto quel coltello in macchina perché in passato lei era stata aggredita, per cui voleva avere con sé questo coltello. Naturalmente sappiamo che questo non è possibile, insomma non possiamo andare in giro e non possiamo muoverci con un coltello in macchina. Lei lo avrebbe preso e avrebbe colpito Ilenia alla clavicola, all'altezza della spalla destra, perché dice di aver rimproverato più volte la sua amica in quanto continuava a far uso di sostanze stupefacenti ed alcol. Dobbiamo precisare una cosa molto importante: nel momento in cui la ragazza è stata trasportata in ospedale, è stata sottoposta al test ed è risultata positiva al test dell'alcol e della cocaina, ma questo naturalmente non giustifica il fatto che lei, una ragazza di 34 anni, potesse uccidere un'amica in un modo così crudele e così tragico. Questa ragazza si trova ora in carcere, proprio in questi minuti è in corso l'udienza di convalida del fermo, per cui sapremo più tardi che cosa accadrà naturalmente. E per quanto riguarda questa ragazza, dobbiamo dire che c'era un rapporto molto, molto intimo tra le due, ecco, si frequentavano da tempo e chissà che cosa ci sia realmente dietro a questa morte, a morte così triste e dolorosa di Ilenia. Allora, sentiamo la Parsi un attimo. Maria Rita, ecco, diceva prima Vladimir, no, sopravvissuta a un amore violento e purtroppo invece questa amicizia, no? Che durava da tanto tempo, da tanti anni, una ragazza che non avrebbe mai pensato, no? Di doversi difendere dalla sua migliore amica e invece quella coltellata è stata fatale. Parsi. Allora, due cose mi vengono in mente. Anzitutto riprendere quello che diceva Vladimir, perché il fatto che tu vedi due donne che stanno litigando in maniera drammatica, forte, eccetera, e non intervieni, ma poi ti metti col telefonino a riprendere, ecco, questo tipo di società che sta nascendo di spiati e di spioni, di gente che vive di immagini da immettere nel virtuale per fermare momenti drammatici della vita a cui tu poi non intervieni umanamente dando un sostegno, un soccorso, un contenimento, già la dice lunga in che tipo di società si vive. Poi al secondo posto metterei la tossicodipendenza e l'alcolismo, anche queste sono situazioni che vanno indagate per capire cosa c'è dietro, anche perché quando Ilenia parla nella prima occasione della difesa del suo ragazzo dice: anch'io ero violenta, anch'io facevo... Quindi quello che dicevo prima, senso di colpa, bisogno anche in fondo di mettersi nelle mani del carnefice, e qui la carnefice è l'amica. Siamo passati dal rifiuto di un rapporto, diciamo, ragazzo-ragazza, ad un'amicizia importante che legava queste due ragazze. Il tipo di amicizia nel tempo la si verificherà, ma certamente era un legame in cui una diceva all'altra: non puoi dipendere dall'alcol e dalla droga, magari devi dipendere da me, e se non dipendi da me, dalle mie indicazioni, dai miei consigli, io ti giustizio. Guardate che in tutti e due i casi i giustizieri, il giustiziere e la giustiziera, hanno provveduto nella maniera più orribile, uno dandogli addirittura l'ipotesi ti do fuoco, l'altra addirittura accoltellandola, e guardate la storia del coltello contenuto nella macchina per potersi difendere da altre aggressioni, la dice lunga sulla fantasia e sul desiderio di aggredire, perché quando le persone trovano giustificazioni del tipo io mi volevo difendere e avevo il coltello in macchina, stanno raccontando, come spesso fanno gli psicopatici, loro rubano e tu sei il ladro, loro mentono e tu sei il bugiardo, loro uccidono e tu sei l'assassino. Però quindi siamo in mezzo a un momento sociale fra l'ambiente il quartiere San Cristoforo, io lo conosco perché l'unica volta che sono stata scippata fortemente è stato proprio passando in macchina per questo quartiere, mi hanno aperto la macchina e sono andati via con pistole e tutto, per cui l'ambiente è quello, però in quella situazione lì non è sicuro che questa donna, questa Daniela, avesse il coltello apposta per ammazzare Ilenia. Secondo me in quell'ambiente lì ce l'hanno il coltello dietro. Poi quello che è successo non lo possiamo sapere. Io vorrei sapere una cosa da una avvocato. Maria, però scusami, siccome stai dicendo una cosa proprio sul quartiere delle cose, insomma, delle accuse anche
pesanti, ma è il degrado sociale che porta anche alla violenza. Io vorrei prendere da Maria Grazia, visto che si trova proprio nel quartiere con le persone del quartiere, vorrei chiederti, ecco, rispetto a quello che sta dicendo Enrica Bonaccorti in studio, se tu trovi appunto dei riferimenti, o se invece ecco, dimmi, siccome poi vedo anche la polizia, sei scortata magari la polizia normale, oggi, non so se sei arrivata, ti hanno visto in una situazione di pericolo, non lo so. Sicuramente è un po' difficile, ecco, non è facile vivere in un contesto simile, però come accade spesso in altri quartieri, non sono tutti pessime persone, ci sono delle persone di gran cuore e delle bravissime persone, certo, sicuramente. No. E qui attorno a me in questo momento ho delle bellissime persone che vogliono esprimere il loro affetto e la vicinanza ad una ragazza di 26 anni che non c'è più. Ma poi non si può giustificare ovviamente avere un coltello perché si vive in un contesto difficile, altrimenti sarebbe veramente il Far West, forse in cui ognuno si porta delle armi per difendersi. Volevo solo dire che Daniele è andata dai carabinieri a sporgere denuncia semplicemente perché doveva farlo, perché l'avevano vista e l'avevano filmata. Ilenia. Daniela, la ragazza Daniela, è andata l'altra ragazza a denunciare, okay, perché era stata vista. E poi, scusate, una che dice ho litigato con Ilenia perché la volevo salvare dall'alcol e dalla droga, e poi che fai, l'ammazzi, non sta né in cielo né in terra. Per mamma cui mia. Daniela è davvero indifendibile sotto ogni punto di vista. Allora, il funerale, intanto grazie, ben arrivato a Fabrizio Cerusico che è qua. Buongiorno. Con noi. I funerali quando saranno, Maria Grazia? I funerali sono previsti questo pomeriggio alle 16 presso la chiesa Santa Maria delle Lacrime di Bordanaro a Messina. Ok, allora rimaniamo collegati con te, Maria Grazia, così ci dai anche aggiornamenti fino alla fine della nostra puntata, e poi domani chiaramente seguiremo questo caso dopo anche i funerali che avverranno oggi.